Anticipazioni Il Segreto. Trama puntate dal 23 al 29 novembre 2020. Rosa vuole uccidere Ignacio. Lunedì, 23 novembre 2020. Rosa è molto irrequieta e spiega ad Adolfo che non si sente amata. Forse ha preso l'impegno di sposarla solo per il bambino che porta in grembo? Lui dice di no e la abbraccia, riuscendo così a calmare la sua ennesima crisi. Marcela si accorge che suo marito le sta tenendo nascosto qualcosa di importante ed entra nel panico. Lui afferma di essere in pensiero per Raimundo e che con Alicia è acqua passata ormai. Adolfo chiede alla marchesa di concentrarsi sulle sue imminenti nozze. Il ragazzo è molto confuso ed è molto spaventato dal futuro che lo attende. Sarà un buon marito? E davvero pronto a diventare padre? I dubbi che lo attanagliano sono troppi. Isabel cerca di rincuorarlo. Alla nascita del bambino tutto passerà. Alicia riferisce a Thomas che si candiderà alle prossime elezioni per diventare sindaco. Il marchese è molto contento ed aggiunge di essere certo che diventerà un'ottima politica e che farà carriera. Maurizio, nel frattempo, si dirige frettolosamente verso la locanda dei Castagneda per riportare loro una notizia esclusiva. Mattias è spiazzato. Martedì, 24 novembre 2020. Ignacio chiede comprensione a Manuela e Carolina riguardo alla partenza di Maria Jesus in cambio di una cospicua somma di denaro. Seguendo le raccomandazioni dei suoi avvocati, l'uomo poi si reca da Alberto Santos e lo affronta. Pablo segue il patrigno e fa una scoperta sconcertante. Mattias ha bisogno di saperne di più su Raimundo, ma il sindaco chiede pazienza. Poi, il Godoy gli riferisce che Alicia intende candidarsi alle prossime elezioni. Mattias vede che la ragazza come una rivale molto forte da battere. Il Castagneda, poi, fa perdere le tracce di sé, gettando nello sconforto Marcela. Alicia ha una forte discussione con Isidoro. Antonita avverte Isabel che Francisca è con suo marito, il quale è in cagionevole stato di salute. Raimundo, nel frattempo, è in evidente stato vegetativo a causa dei maltrattamenti subiti e delle condizioni in cui è stato durante il sequestro organizzato da Eulalia. Marcela capisce che le preoccupazioni di suo marito non sono soltanto rivolte a suo nonno. C'è dell'altro. Forse si vede di nascosto con Alicia, sua passata amante? Mercoledì, 25 novembre 2020. Mattias dice a Marcela che non c'è nessuna donna nella sua vita al di fuori di lei. È preoccupato a causa della situazione del paese e teme di finire in carcere. Alberto Santos svela a Don Ignacio che l'operaio di Bilbao è stato assassinato per fare pressioni su Maria Jesus in modo da spingerla a consegnare l'allora piccolo Pablo alla famiglia Solozabal. Quindi lo minaccia di farlo finire in prigione insieme al suo fidato collaboratore, il buon Urrutia. L'imprenditore, scioccato, lo prega di ascoltare la sua versione dei fatti e gli assicura che la madre di Pablo non è la brava persona che vuole far credere di essere. Adolfo visita Rosa ed è spiazzato dalla sciocchezza insita nelle sue tribolazioni. Ignacio, a causa dei suoi recenti problemi con la giustizia, non riesce a stare vicino alla figlia come dovrebbe. Maurizio fa visita a Francisca per vedere come sta Raimundo Ulloa. La Montenegro spiega che un dottore lo ha visitato accuratamente ed ha riferito che l'uomo non riesce a riconoscere più nessuno. Potrebbe rimanere per anni in quello stato e non svegliarsi più. Giovedì, 26 novembre 2020. Rosa è scioccata dalla reazione improvvisa di suo padre e cerca di convincerlo a scusarsi. Ma Ignacio non capisce la sua mancanza di empatia per i problemi che la circondano. Le ricorda che Urrutia è stato arrestato, Pablo sta soffrendo, Marta è ancora a Bilbao e Carolina ha il cuore spezzato.
E lei, invece, cosa fa? Egoisticamente, pensa solo al matrimonio. Francisca informa Matias che le condizioni di Raimundo sono preoccupanti. Il ragazzo si reca dal nonno e, con grande amarezza, è costretto a constatare una dura verità. La Montenegro cerca di convincere il marito a reagire e recita dei versetti che solo loro conoscono, ma è tutto inutile. Un rumore, intanto, spaventa la donna che si arma di un tagliente fermacarte per difendere il suo amato. Alicia e Thomas brindano all'arrivo della prima commessa per i lavori di risanamento della miniera e Adolfo si congratula con loro. Macheda dialoga con la marchesa e, involontariamente, le riporta la grande notizia. La de los Visos poi manipola Rosa affermando con forza che Ignacio è la causa di tutti i suoi mali. Venerdì 27 novembre 2020. Rosa punta una pistola contro suo padre, ma lui si sveglia e la ragazza frettolosamente scappa via, spaventata dall'omicidio che stava per commettere. La Solosabal poi, sola nella sua stanza, delirando, rivive le frasi della marchesa e quelle pronunciate da suo padre. Poi sviene. Il mattino seguente, Manuela la trova a terra, priva di sensi. Per fortuna, subito dopo, si riprende. Pablo, che ha origliato la conversazione tra Ignacio e Alberto Santos, è devastato dai sensi di colpa ed afferma di sentirsi la causa primaria delle sventure della sua famiglia. Raimundo non reagisce e Francisca è sconvolta. Thomas chiede a Macheda di non rivelare alla madre la questione dei miglioramenti per ammodernare la miniera e il caposquadra non trova il coraggio di rivelare al marchesino di aver involontariamente già spifferato tutto alla donna. Matias assicura a Marcela che presto sarà in grado di dissociarsi dagli affari politici in cui si è ritrovato invischiato negli ultimi tempi. Alicia salva Damian in tempo. La Guardia Civile, però, trae in arresto Isidoro. Sabato, 28 novembre 2020. La soap non va in onda. Domenica, 29 novembre 2020. Isabel si fa consegnare da Rosa la pistola e riesce così a calmare la ragazza che è ancora palesemente delirante. Pablo decide di andare ad ispezionare la stanza dell'ostello ove ha soggiornato sua madre e, in cerca di indizi compromettenti sul suo conto, ritiene che la donna non gli abbia detto tutta la verità. Il Centeno è disperato e vuole aiutare a tutti i costi Urrutia ad uscire dal carcere, ma non riesce a trovare nulla. Marta appare inaspettatamente alla casona, accompagnata da Ramon e con al dito la fede nuziale. Francisca regala ad Adolfo l'orologio del marito, crede che non ne avrà più bisogno. La marchesa è felice quando lo scopre e si convince sempre più che i suoi piani stiano andando meglio del previsto. Poi, al settimo cielo, spiega ad Antonita di essere certa di ereditare un bel giorno tutto il patrimonio della Montenegro e dell'Ulloa. Nel frattempo, in un luogo isolato, presumibilmente all'interno di un castello o di una grotta, vi sono degli strani abiti appesi di colore nero e delle torce accese. Sta per tenersi un rituale segreto. Anticipazioni Il Segreto. Prossime storyline. Ippolito ruba all'Emporio di Dolores. Ippolito si renderà protagonista di un gesto inconsueto. Il giovane sottrarrà una ingente somma di denaro alla sua stessa madre, Dolores Miranar, per liberare il patrigno Tiburcio dai ricatti di una giovane donna. La bionda Estefania. Costei, dopo essere riuscita ad entrare in possesso di ben 5.000 pesetas, pretenderà altri soldi e Ippolito ed il patrigno dovranno unire tutte le loro forze per liberarsi di lei. Approfondiamo il tutto ascoltando le nuove anticipazioni Il Segreto sulle vicende che saranno prossimamente trasmesse su Canale 5.
Tiburcio cede ai ricatti di una new entry molto pericolosa. Le puntate invernali del Segreto, oltre a catalizzare l'attenzione dei fans sullo stato vegetativo di Don Raimundo e sulla storia d'amore impossibile di Marta e Adolfo, si soffermeranno su una new entry al femminile e Stefania, che provocheranno un pochi danni alla famiglia Miranar e, in particolar modo, a Tiburcio ed a Ippolito. La sconosciuta si presenterà a Puente Viejo, come vi abbiamo già annunciato in un nostro precedente video, asserendo di essere una passata amante del comino. E non è finirà qui, perché, a suon di menzogne e di bugie, tenterà di ingraziarsi anche Ippolito. Tutto avrà inizio quando Tiburcio, stranamente, farà perdere le tracce di sé per qualche giorno, allarmando tutti i suoi cari ed in particolar modo la moglie, Dolores. Dopo momenti di paura, l'uomo si rifarà vivo e la prima persona che vorrà abbracciare sarà proprio la Miranar. Quest'ultima non esiterà a tempestarlo di domande e lui, confuso e stranito, non vorrà fornire particolari e dettagli. Subito dopo, ecco apparire sulla scena Estefania, la quale affermerà di aver passato una notte di passione con il forzuto circense e di volere in cambio ben 5.000 pesetas per comprare il suo silenzio in merito alla liaison. Il comino, agitatissimo, scoprirà così che la donna pretende questa ingente somma di denaro per evitare che la notizia della ipotetica scappatella possa giungere alle orecchie della sua amata. Spaventato dalla possibile reazione di sua moglie, di fronte ad una notizia di tale portata, Tiburcio finirà per cedere e per consegnare ad Estefania la cifra richiesta. Le chiederà però di non intromettersi mai più nella sua vita privata e soprattutto di abbandonare il paese quanto prima. La donna, ad un tratto, però, scoppierà a piangere ed affermerà di non trovare giusto il fatto di essere stata prima sedotta e poi abbandonata. Pertanto, sulla base di questi presupposti, affermerà che farà di tutto per integrarsi nella cittadina iberica e, in men che non si dica, escogiterà un nuovo, perfido, piano. E, questa volta, a cadere nella sua trappola, sarà un altro cittadino di Puente Viejo ed ovvero Ippolito. Che cosa succederà al figlio di Dolores? Gli spoiler preannunciano grandi colpi di scena, dal momento che il simpatico ragazzo ci regalerà attimi di pura ilarità volti a smorzare la drammaticità insita nelle altre vicende. Ippolito, costretto a rubare. Ma... e cosa succederà di preciso? Perché anche Ippolito subirà i ricatti della pericolosa Estefania? Vedremo che il giovane, un giorno, ignaro dei problemi del patrigno, assisterà ad un vivace scambio di battute tra l'uomo e la donna. Incuriosito dal fatto che, nonostante le 5.000 pesetas, Estefania non si sia fatta ancora scrupolo di lasciare Puente Viejo, come d'accordo preso, inizierà ad indagare. Tiburcio, così, messo sotto pressione, giurerà di fronte al figliastro di non ricordarsi di aver passato una notte di passione con la straniera. E Stefania, fingendosi delusa, continuerà non solo a ribadire con forza la propria tesi, ma arriverà addirittura a chiedere dei soldi al giovane Miranar. E questa volta la somma non sarà più di qualche migliaia di pesetas, bensì ammonterà a 20.000. Solo in questo modo il comino potrà stare al riparo dalla fuga di notizie riguardante il presunto tradimento. Ippolito, spaventato, non saprà più che fare ed alla fine gli spoiler annunciano che propenderà per una soluzione estrema. Una mattina, purtroppo, approfittando della momentanea assenza della madre, il nostro amato personaggio ruberà l'intero incasso dell'emporio e lo porterà prontamente ad Estefania che, anziché accontentarsi, lo deriderà. Affermerà che esso non potrà mai e poi mai soddisfare la sua richiesta e, addirittura, giudicherà la somma a dir poco irrisoria. Poi, non contenta, la donna, per spaventare ulteriormente Ippolito e Tiburcio, comincerà a passare sempre più tempo con Dolores ed a parlar male degli uomini che sono soliti sedurre ed abbandonare donne ingenue ed innocenti. La pettegola del paese comincerà così a spendere ottime parole per Estefania, provocando sdegno e indignazione in figliastro e patrigno.
La situazione che si creerà sarà di pericolo estremo e porterà Ippolito e Tiburcio a studiare poi un modo per sconfiggere la donna prima che sia troppo tardi. Intanto, Dolores scoprirà di essere stata derubata e, disperata, chiederà l'intervento della polizia. E ci chiediamo. La Miranar si insospettirà poi, di fronte agli strani comportamenti dei suoi cari, oppure no? E, soprattutto, Estefania si accorgerà dei loro movimenti? Vedremo. Sicuramente, questa storyline ci regalerà non pochi contraccolpi e finirà per coinvolgere anche Onesimo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.